Un'esplosione di colori e novità e tanti eventi. Il Treviso Comic Book Festival, alla sua 21esima edizione, torna dal 27 al 29 settembre ad invadere le strade e i locali della città, che segna già un tutto esaurito. Un evento importante che coinvolge tutta Treviso, una città intera che si muove attorno a questo festival, mette in moto energie, mette in moto allegria, cultura e competenza. E tutto il sistema cittadino si sta raccogliendo attorno a queste tre giornate, che vanno a coincidere anche le ultime due con le giornate europee del patrimonio, al punto tale che tutti gli alberghi, tutte le situazioni di ricezione della città sono sold out. Come da tradizione siamo nei nostri luoghi, per cui Fondazione Benetton, Studi Ricerche, Cadano Hall, Casa Robegan, le Gallerie dell'Artistico, tanti locali del centro. Tra i nomi importanti, senz'altro Aga Sorlé, autrice francese anche del nostro manifesto, la mostra dedicata ai 700 anni di Marco Polo e la grande mostra collettiva dedicata ai 40 anni delle Tartarughe Ninja, tutta italiana. La tradizionale mostra mercato sabato 28 e domenica 29, con 25 case editrici presenti, 30 autoproduzioni e oltre 200 tra autori e autrici pronti a incontrare il pubblico. Non solo le mostre, ma anche incontri con fumettisti internazionali e workshop dedicati ai più piccoli e anche ai ragazzi. Non solo mostre, non solo mostra mercato, appunto con 25 case editrici al SAC e l'autoproduzione a San Gaetano, ma talk, workshop e showcase. Cosa vuol dire? Ci sono un sacco di incontri con gli autori e un sacco di laboratori per bambini, per adolescenti e anche per esperti. Si terranno a Palazzo Giacomelli, alla BRAT, la biblioteca dei ragazzi di Treviso, quelli più piccoli, e al progetto Giovani di Treviso, quelli appunto per la fascia media e adolescenti. Ho bisogno di